Benvenuti a Squarciagol, terza puntata. Ieri il Cagliari ha compiuto 100 anni, e le feste si fanno una volta compiute, quindi noi in questa puntata di Squarciagol ripercorreremo questi 100 anni, ma non solamente gli ultimi 50, i 100 anni rossoblù. Lo faremo con personaggi assolutamente inediti per molti aspetti, che mai hanno rilasciato un'intervista e che mai hanno pitturato anche con grande attenzione i primi 50 anni. Lo faremo in particolare con quello che io definisco l'archeologo del calcio cagliaritano, e cioè Corrado De Lunas, colui che ha studiato di più di tutti, lo dobbiamo ammettere, quella che è la storia del Cagliari. E lo faremo con i discendenti di Gaetano Fichela, del primo presidente, che non è un presidente che aveva la passione del calcio e che quindi passava il tempo giusto per divertirsi a seguire il Cagliari. È un personaggio straordinario, perché scopriremo il valore professionale che ha avuto negli anni e lo spessore del personaggio stesso, che dopo la prima guerra mondiale aveva ideato il Cagliari Football Club per cercare di ridare luce alla società cagliaritana, che lui aveva visto soffrire nell'ospedale da campo di Piazza Carmine durante la guerra. Sono questi i temi che tratteremo, ritornando poi all'attualità e cercando anche di parlare del campionato che dovrà riprendere il 20 giugno, è la data che è stata fissata in questo momento, in attesa di comprendere più a fondo come la pandemia evolverà o come evolverà il passare della pandemia, per poter dare poi concretezza anche a quella che è la ripresa del campionato. E parleremo, come abbiamo fatto nelle precedenti puntate, anche dei cosiddetti campionati minori, di una Lega Pro che sta soffrendo perché non è né la Serie B né la Serie A italiana per soldi e per possibilità, e il calcio dilettantistico che aspetta la ratificazione delle sentenze ma si preoccupa anche del proprio futuro. Quindi tra poco inizieremo con tutti questi personaggi, con tutte queste tappe, con tutta questa grande emozione, perché anche oggi e forse soprattutto oggi si parlerà di uomini, che hanno fatto lo sport, di uomini che hanno fatto il calcio, di uomini che attraverso il calcio hanno fatto crescere la società sarda. A tra poco. Autovam, unico Ford Store nel sud Sardegna. Non potevamo che iniziare dalla base, da chi ha fondato il Cagliari. 100 anni sono trascorsi da quel giorno, e quel giorno ci sono due personaggi che avevano dialogato tra di loro per tentare di capire come dare sviluppo a quella che era una passione che avevano percepito nella società cagliaritana. Uno di questi era Gaetano Fichela, che diventerà anche il primo presidente. Bene, noi siamo riusciti a rintracciare coloro che sono gli eredi di Gaetano Fichela, la nipote in questo caso, e ce l'abbiamo con noi al telefono, Marcella Fichela Castellini. Buonasera Marcella. Buonasera. È stata una scoperta anche per voi questa di vostro padre e di vostro nonno, di vostro nonno che aveva questa passione per il calcio, perché poi nella sua vita ha cercato sempre comunque di trovare la luce, di dare speranza alla gente, se vogliamo di far sognare la gente come sogniamo noi oggi tifosi del Cagliari di fronte alle imprese del Cagliari. Nel suo mestiere, quel mestiere che ha intrapreso giovanissimo, lo ha portato prima a Roma, poi a Cagliari, quindi a Pavia e poi definitivamente a Milano. Ecco, qual è la parte di Gaetano Fichela che a noi manca e che vogliamo completare per capire chi è il padre del Cagliari? Ma guardi, intanto io, noi, mia cugina ed io, che siamo le uniche due nipoti rimaste, vi ringraziamo moltissimo, perché attraverso questo centenario del Cagliari abbiamo riscoperto il desiderio di conoscere di più di nostro nonno, di cui in realtà noi sappiamo poco, nel senso che sappiamo la parte, diciamo, che riguarda l'Istituto dei Tumori. Io sapevo da mio papà che aveva fondato il Cagliari, però non con tutte le notizie che voi siete stati così bravi e che avete trovato. E quindi vi ringraziamo molto, perché adesso comincerà una ricerca e speriamo di venire anche a Cagliari così a vedere i luoghi dove è stato il nonno nella sua giovinezza. È arrivato qui che erano il 1913, la vigilia della guerra, è stato tra le altre cose, oltre che docente di patologia chirurgica all'Università di Cagliari, anche il direttore dell'ospedale da campo in piena guerra di Piazza del Carmine, quindi un legame strettissimo con la città
che è dimostrata anche dal fatto che, malgrado dovesse svolgere il suo lavoro, aveva trovato il tempo per dialogare e far parte di quel tessuto sociale che poteva pensare anche allo sport. Sì, era in effetti un uomo con da mille interessi. Una sua grande passione era la musica classica, di questo eravamo al corrente. Non sapevamo che fosse così, cioè non avevo capito io che fosse così appassionato di calcio, tanto mi pare che mi abbiate detto che aveva anche giocato. Sì, è una scoperta fatta da Corrado De Lunas, che sentiremo più tardi, e che è riuscito a rintracciare i segni del fatto che sia stato nelle giovanili della Lazio, poi Corrado ci racconterà nel dettaglio. Sì, ecco, questo ci sfuggiva totalmente. Mio padre non e neanche mia zia credo che abbia mai detto niente a proposito di questo, perché loro erano bambini molto piccoli quando erano a Cagliari col nonno, perché lei mi sta parlando del 1913, mi ha detto che è arrivato al 13, mio papà è del 10, era del 10 e quindi erano proprio bambini, ma abbiamo delle fotografie di loro molto abbronzati sulla spiaggia di Cagliari, sì, sì. Ecco, abbiamo queste molte fotografie di loro piccolini con questo nonno che abbiamo sempre visto, abbiamo sempre immaginato molto serio, molto, cioè una persona un po' chiusa, un po' sì, diciamo serio, che riassume tutto. In realtà una persona che si occupa di calcio è tutto fuorché, no? Si occupa anche di calcio, che trova il tempo di occuparsi anche di calcio, avendo tutti gli impegni, e la sua grande passione era la ricerca, no? Per la cura dei tumori. Quindi, però trovava anche il tempo per altre passioni, come mi avete detto voi. Una ricerca che lo ha portato a essere una sorta di Cristiano Ronaldo della medicina in Italia, perché mi ha detto lei che riceveva, chiamiamoli fans, tante lettere dai fans, e tra questi mi ha mandato anche uno stralcio di una lettera addirittura di Gabriele D'Annunzio. Sì. Sì, aveva molti fans e anche molti, molti oppositori, perché come accade anche adesso, ci sono diverse fazioni, diverse motivazioni che spingono a difendere le proprie ragioni di ricerca, eccetera. Quindi non è andato tutto liscio nella vita del nonno, anzi ha dovuto lottare moltissimo per portare avanti le sue ricerche, che a volte pagava di tasca propria, tanto che quando e poi è mancato, la famiglia era una famiglia diciamo agiata, invece siccome lui ha lasciato tutto all'Istituto Tumori, i nostri genitori e la vedova si sono ritrovati diciamo in una certa difficoltà, perché lui proprio la sua cosa era di perseguire questa ricerca. Aveva più che fans, aveva un rapporto, ma immagino che fosse così per i tempi, parliamo del 1920-25, dei medici con i pazienti. Quindi ho trovato questa scatola con tante lettere di pazienti e anche di altri medici, di medici stranieri che gli chiedevano consigli o gli mandavano loro malati, e poi ci sono le richieste dei pazienti proprio, e da cui vedi il carattere di quello che è il piccolo gerarca fascista che vuole essere visitato immediatamente per via del fatto appunto che ha un certo potere, o quello che gli chiede per pietà di visitare la moglie malatissima. Insomma, viene fuori un'umanità estremamente emozionante, direi, oltre che interessante, ma molto emozionante. Io mi sto quasi identificando nel padre del Cagliari, perché oserei dire ha incarnato nella squadra quella voglia di battere l'imbattibile. Allora, a suo tempo, quando si parlava di tumori, si parlava ancor peggio di oggi di una malattia difficile. Assolutamente sì. E così come il Cagliari lotta con la squadra anche più forte nel tentativo di vincere, sembra quasi che questo spirito metaforicamente si sia incarnato nella squadra che lui ha fondato. Bella questa, bella, una bella immagine, una bella immagine.
altro cosa potrei dirle? Quello che è rimasto a Milano, perché a Milano non l'hanno certo dimenticato per quello che ha fatto nella sua vita, nella sua professione, perché è rimasto un istituto di ricerca che chiaramente ha preso i primi passi da lui, l'Istituto Regina Elena, e poi insomma Milano non l'ha dimenticato perché si tratta veramente di un luminario della medicina. Sì, forse le dico, io mi sento un po' in colpa perché noi giovani, o non più giovani, ma insomma i più giovani rimasti della famiglia, dei diretti discendenti, non abbiamo fatto molto, mentre invece ha fatto moltissimo la figlia del nonno, cioè la sorella di mio padre, Luisa Fichera Einaudi, che è stata presidentessa della Lega Italiana per la lotta contro i tumori e che ha portato avanti per anni in nome del nonno un lavoro estremamente interessante e una novità, perché non, fino a quel momento non c'erano persone che si occupavano dei malati di tumore a casa. Ecco, e poi di fare le prime, come dire, campagne contro la Lega Antitumori, come viene chiamata anche oggi, per facilitare la ricerca. E Einaudi, che non è un cognome casuale, cioè non si tratta di omonimia, ma si ci riconduce veramente al padre dell'Italia, o sbaglio? Sì, infatti. Mia zia aveva sposato Roberto Einaudi, che era figlio di Luigi, presidente, sì. Pensate che intrecci. Devo dire che noi tifosi del Cagliari siamo inorgogliti nell'andare a cercare le origini del padre della nostra società e nello scoprire questa immensa grandezza che poi dal calcio si trasferisce nella vita e peraltro in un settore dove si soffre tanto. Noi la ringraziamo Marcella per il suo intervento, ho dovuto in qualche modo forzare la sua volontà, ma credo che sia a beneficio dell'immagine di suo nonno, e perché tutti capiscono che il padre del Cagliari è grande quanto il migliore dei suoi calciatori. La ringrazio ancora anche da parte di mia cugina di aver citato questa occasione per riavvicinarci al nonno, a una parte di famiglia che purtroppo conosciamo poco. Grazie ancora. Grazie a lei, buona serata. Continuiamo il nostro viaggio nella storia centenaria del Cagliari e dopo aver parlato con le discendenti di Gaetano Fichera io non posso che parlare con quello che definisco l'archeologo del Cagliari Calcio, perché se sappiamo tante cose sulla storia del Cagliari il grande merito è soprattutto e quasi esclusivamente, mi permetto di dire, di Corrado De Lunas. Ben trovato Corrado. Ciao Vittorio, grazie per i complimenti, sono solo un appassionato e un amante della squadra e ho avuto la fortuna di avere mio papà che con i suoi amici mi raccontavano tutto fin da piccolo, tutto lì. Però credo di aver detto solamente la verità, perché anche sotto, lo so attraverso le tue testimonianze, sotto la spinta, l'invito di tuo padre, tu sei andato proprio a cercare laddove era difficilissimo trovare, perché se non fosse perché all'epoca erano usciti solo due libri nella bibliografia del Cagliari Calcio, uno quello famoso di Marcello Serra e l'altro era un libro di un certo Melani che era uscito nell'anno dello scudetto. Dopodiché, certo questi due qua, non sono mai più usciti niente. E quindi io sempre vedevo mio papà e tutti i giocatori di quel periodo lì che si domandavano, ma di noi non parla mai nessuno del Cagliari? E da lì mi è presa la voglia di ricercare tutto e ricostruire la storia del Cagliari Calcio, che tu sai benissimo è una bellissima storia. È una bellissima storia che stiamo ricostruendo pian piano, perché grazie ai tuoi continui studi scopriamo sempre qualcosa di nuovo. Ad esempio, parlando con Marcella Fichera, la nipote di Gaetano Fichera, abbiamo conosciuto quale spessore del personaggio. Stiamo parlando di un uomo che aveva affrontato la guerra, che dirigeva l'ospedale da campo di Via Carmine,
che è in pieno conflitto, e che poi comunque sia finito il conflitto ha avuto quell'energia insieme ad Antonino Stendhal-Pilas per poter pensare di dare luce, speranza, se vogliamo sogni alla società cagliaritana. Un messaggio straordinario se lo contestualizziamo. E noi molte volte ci soffermiamo invece sul calcio dei risultati e non sul calcio degli uomini che vorrebbero dare alla società qualcosa di nuovo. Giusto. Intanto Fichera, oltre a essere una personalità di grandissima spessore nel campo della medicina, lui era un appassionato di calcio. Dai miei studi, dalle mie ricerche, sembra che lui abbia anche giocato nella Lazio, nelle giovanili, questa cosa. Quindi lui era già un appassionato di quel primissimo calcio pionieristico, diciamo. Poi, sai, lui è venuto in Sardegna dirigendo il primo ospedale all'aperto in Piazza del Carmine per la Prima Guerra Mondiale. Dopodiché la sua passione l'ha coinvolto facendo conoscere i personaggi locali sportivi, tra cui il famoso Zedda, Antonino Zedda, il papà del Mirto, se si può dire. Forse il nonno, perché chi lo inventò poi era il figlio, giusto? Sì, io dico il papà del Mirto, il nonno, sì, il papà è quello che ha fondato la famosa Zedda Pira, diciamo, esatto. Del Mirto. E da questi due qua, insieme a Marracini, a Cottiglia, ad altri personaggi famosi di quel periodo lì, hanno costruito in un pomeriggio di maggio la società. E hanno alimentato il sogno dei cagliaritani a cavallo delle due guerre, perché 1918, ma poi vent'anni dopo si è ritornati in quella stessa situazione, e in questo periodo hanno sempre tentato di fare qualcosa di più rispetto a quello che la realtà proponeva, tant'è vero che a differenza di quello che capita in questi ultimi anni venivano cambiati i presidenti che dovevano inseguire i passivi, perché si tentava di fare sempre qualcosa in più. Ma io mi immagino, intanto, ancora prima che si fondò il Cagliari, mio papà mi diceva sempre che la Darsena, quei posti là al porto, quando scendevano queste navi militari inglesi, questi inglesi che si mettevano a giocare per far passare il tempo a calcio e attirando l'attenzione dei cagliaritani, vedendo appunto questo nuovo sport e come si divertivano, diciamo. A prescindere, e tu lo sai benissimo, dalla famosa partita organizzata dal dottor come si chiama? Non mi ricordo più. Anche a me suggerisce il nome. Quella in piazza Ballarini. Il professor Ballarini, che era un docente, un insegnante di Perugia, anche lui rappiantato e amante del calcio, che aveva organizzato la prima partita dando l'interesse addirittura alla stampa locale di tale evento, capisci? Con Carlo Zedda, che era stato il primo cronista di quella partita. Benissimo, sì, bene. Quindi io immagino quella Cagliari di quegli anni 20, diciamo, 15, dopo la Prima Guerra Mondiale, questi marinai che venivano lì, la gente, e questi ragazzini impazziti che cominciavano anche a imparare le regole di questo nuovo sport, diciamo. Dopo i maestri inglesi, i maestri sardi, e poi ancora il conflitto. Un conflitto a cui tu sei particolarmente legato affettivamente, perché tuo padre, Nuccio De Lunas, ha vissuto anche un'esperienza particolare. La volevo raccontare durante il conflitto. Beh, intanto mio papà è cresciuto nel Cagliari Calcio all'epoca del grande Herberstein, e c'era un grossissimo numero di giocatori cagliaritani seguiti da questo Herberstein, perché Herberstein, il famoso allenatore del grande Torino, oltre ad allenare la prima squadra, si occupava anche delle squadre minori, perché lui impostava le squadre minori nello stesso metodo della prima squadra. Se per esempio aveva bisogno di un terzino sinistro, andava a prendersi nella seconda o addirittura nella terza squadra. Possiamo dire che è quello che fa Gasperini oggi? Diciamo di sì, solo che se poi parleremo un giorno di Herberstein, io sono innamorato di questo personaggio qua, perché reputo, secondo me, il più grande allenatore che sia mai giunto in Italia, capisci? Mm-hmm. E poi, se ci sarà la possibilità, ve lo spiego anche perché dico questo. Poi, sai, durante la guerra, mio papà era orfano di padre, perché aveva perso il papà giovane, quindi lui giocava a calcio ed era andato in marina, quindi lui è entrato da Taranto, dalla Maddalena, scappava via per venire a giocare le partite di campionato del Cagliari, fino a quando
gli alleati lo buttarono giù nella sua nave, il cacciatorpediniere Lampo, e lui insieme ad altri riuscirono a salvarsi per 4 notti e 5 giorni in una zattera, diciamo. Certo. Infatti quando la nave scuola Arno gli soccorse, dovevano tirargli via le unghie conficcate nel legno della scialuppa, diciamo. Ma grazie a quella forza lì poi mio papà ha avuto la forza di riprendersi e ha fortificato anche il carattere, che poi ha dimostrato anche negli anni successivi nel calcio, sia come giocatore che come allenatore. Tuo padre, tra l'altro, Corrado, era un bel goleador, perché in una delle squadre giovanili di Erbstein si era distinto facendo una valanga di reti. Poi non giocò tantissimo nel Cagliari, preferì giocare d'altra parte in una di quelle società che erano società che davano un concreto sostegno al calcio sardo in quel periodo. Scusa Vittorio, che ti ho sentito malissimo, non sento la domanda, porta pazienza. Ma... Ricomincio ancora. Dimmi. Tuo padre Corrado peraltro era un bel goleador, nelle giovanili che aveva impostato Erbstein riuscì a distinguersi segnando una valanga di reti, poi magari non giocò per tanti anni nel Cagliari, ma fu un personaggio di assoluto rilievo nell'ambito del calcio sardo. Ma sai, mio papà è cresciuto come centravanti ed era anche uno che segnava parecchio, addirittura ha giocato diverse partite nella nazionale della Marina, che all'epoca, durante prima della guerra, diciamo, c'erano le varie nazionali militari della Marina, dell'Aeronautica, queste cose qua. E proprio a Taranto, in una partita dove giocava anche Mazzola e Loi, che giocavano nel Venezia, Herbert ha incontrato mio papà e l'aveva riconosciuto e insomma l'avrebbe voluto anche portare su a Torino, capisci, come mi diceva mio papà. Ma lui poi in una situazione così, avendo solo la mamma, fratelli e sorelle, ha sempre rifiutato, capisci, da una parte per fortuna, se no non sarei nato io e tutte queste cose qua. Poi mio papà ha lasciato il Cagliari, perché il Cagliari di una volta, la gente deve sapere che non è come adesso che insomma era la squadra principale e c'erano soldi, stipendi, queste cose qua. Mio papà è stato acquistato dal San Gavino Monreale, la famosa Ital Piombo, guidata da Cenzo Soro, che era una squadra in ascesa, nel senso che avevano una parte economica importante, addirittura sono arrivati al campionato di nazionale, potrebbe essere una serie di oggi, diciamo. E lui, in cambio del piuttosto che giocare nel Cagliari con pochi soldi, era andato lì a San Gavino perché gli avevano dato un posto da impiegato più lo stipendio da giocatore, capisci? Ma erano altri tempi, è difficile far capire queste cose qua ai giocatori di oggi, voglio dire, che secondo me forse ne prendono fin troppi di soldi. Comunque è difficile per capire, però bisogna prendere atto di una cosa, ed è la ragione per la quale ho esordito in questa puntata prima con Marcella Fichera e poi con te, che la storia centenaria del Cagliari è la storia di 100 anni, 50 anni prima dello scudetto compresi, non è solamente il calcio dei risultati, è il calcio anche degli uomini che sono stati capaci di reagire alle intemperie e di mantenere questo Cagliari vivo nei momenti più difficili. E ti dirò, io credo al destino, sembra quasi che questa pandemia abbia voluto ricordare che il Cagliari è venuto fuori da momenti di grande crisi e che quei momenti di grande crisi non vanno dimenticati nell'anno del centenario. No, ma io sono d'accordissimo, noi abbiamo avuto, perché dico che la storia è bellissima, abbiamo avuto degli uomini incredibili nella storia del Cagliari Calcio, ti faccio qualche esempio semplicissimo, Mario Banditelli. Chi era Mario Banditelli? Era un commerciante napoletano che viveva a Cagliari con la passione del calcio, che aveva salvato il Cagliari nel famoso fallimento del 35, diciamo, insieme ad altri personaggi. Ti posso parlare per esempio non solo di calcio ma anche di sociale, di storia. C'è stato un presidente che all'epoca era l'allora podestà, Vittorio Tredici. Chi era questo Vittorio Tredici? Era un personaggio pur fascista, di essendo podestà di quel periodo lì, che ha salvato un sacco di vite umane per la deportazione nazista, ed è l'unico sardo scritto nel muro del pianto a Gerusalemme, capisci? Poi ce ne sarebbero tanti altri, vogliamo parlare di Mario Lino Congio, voglio dire,
che ha speso la sua vita che sfamava i ragazzini, che portava il capo, li sfamava, gli dava una mano economicamente, ha cresciuto generazioni di giocatori, ed era quello che, detto fra me e te, faceva la formazione a Silvio Piola, al grande Silvio Piola, voglio dire. Eh sì. Nel periodo. Corrado, abbiamo recuperato la storia anche stavolta, secondo me, perché nel giorno quindi ci sarebbero tante altre cose da dire. Io continuo a cercare altre cose perché mi coinvolge troppo per tutte le quali il Cagliari, il calcio, perché è una bellissima storia. E come dici te, giustamente, devono essere 100 anni di storia. Non solamente gli ultimi 50. Sono assolutamente Bravo. D'accordo e ti riporto, lo sentirai nella nostra registrazione perché praticamente è intervenuta prima di te ciò che dice Marcella, certo. Marcella Fichera, che ci ringrazia e io ho dirottato verso di te. Io ringrazio lei perché all'epoca mi aveva fatto trovare la foto che gira del presidente, grazie a lei che sono riuscito io a averla negli anni 90, quindi è un onore. Prima di questa puntata mi ha fatto avere la lettera di D'Annunzio che si raccomandava delle persone da mettere sotto cura al presidente del Cagliari, al primo presidente del Cagliari. Vedi un po', che personaggi. Grazie Corrado. Grazie Vittorio e buon lavoro. Un abbraccio e saluto anche a tutti. Anche a te, ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Continuiamo nella nostra ricostruzione storica del centenario del Cagliari, andando in ordine cronologico, e ci imbattiamo in colui che è il miglior marcatore sardo della storia del Cagliari, in colui che è il più presente della storia del Cagliari come giocatore sardo, colui che è il miglior marcatore in assoluto allo Stadio Sant'Elia. Gigi Piras, benvenuto. Ciao, buongiorno. Gigi, 100 anni di storia, e per chi è sardo questa storia è una storia che, se ci pensi bene, fa venire la pelle d'oca, perché comunque è la storia di una Sardegna che è partita da un momento di grande difficoltà. 1920 era il post bellum, era dopo la prima guerra mondiale, con una marea di giovani che erano morti nell'altopiano di Asiago, e da quella scossa il desiderio quasi di uscire sempre dal buio, perché poi questo è il destino del Cagliari, di cercare sempre una vittoria che possa far crescere con sé anche l'intera Sardegna. Sì, diciamo che è stato questo, si è avute molte difficoltà, ma da quando il Cagliari nel 64 finalmente è riuscito a raggiungere la Serie A, anche con dei giocatori sardi, tra cui c'era Tonino Congiu, c'era Tidia e qualcun altro, quindi ma per noi sardi è questa maglia, il Cagliari è qualcosa che sicuramente chi non porta questa maglia e non è sardo non potrà mai capire. Senti, tu porti con orgoglio il nome di Gigi, cioè nel senso che il destino ti ha disegnato addosso quasi l'eredità di Riva, un'eredità pesantissima, sì, dal punto di vista calcistico, perché certo, poi forse non si è mai apprezzato a fondo tutto quel che hai fatto, che i numeri oggi impongono agli occhi di tutti e che fanno capire che insomma, dopo Riva non è che sei stato così distante dal tuo livello di produttività, pur essendo irraggiungibile Riva con lo scudetto, con quella squadra, con tutti gli onori. Però in un momento difficile come quello che avete dovuto affrontare, proprio il post Riva, Gigi Piras, Mario Tidia, tanti altri personaggi di questo tipo sono quelli che hanno tenuto alto il nome del Cagliari. Sì, diciamo che questa eredità di nome l'ho dovuto portare anche perché era il nome di mio nonno, quindi doppiamente onorato. E diciamo che Riva ha lasciato un'eredità quando ha smesso di giocare, ancora giovane a 31 anni, per quell'infortunio che ha avuto. Ha lasciato un'eredità a due ragazzi sardi, uno ero io e l'altro era Pietro Paolo Virtis. Io avevo 20 anni e Pietro aveva 17 anni e mezzo, diciamo. Quindi ci siamo insieme accolati questa responsabilità, ma da giovanotti, da ragazzi
che pensavano al calcio come divertimento, cosa, non l'abbiamo mai avvertita più di tanto questa responsabilità. La avvertivi quando il pubblico arrivava al numero 11 e tu sapevi che era un boato di applausi quando ce l'arriva, un po' meno quando la maglia la metteva qualcun altro. E poi hai affrontato però anche la grande rinascita, abbiamo detto di questa grande rinascita nel 1979 con il ritorno in Serie A, una rinascita timbrata da Mario Tidia e timbrata da un lavoro fatto con i giovani, perché al di là del fatto che i Stardi fossero due o tre, la maggior parte di quei ragazzi erano cresciuti comunque nel settore giovanile. Sì, quando arriva, diciamo che il periodo dopo lo scudetto, pian piano tutti i giocatori uno per uno sono stati ceduti anche per bilancio, perché purtroppo i soldi che arrivavano prima dalla Saras, da Rovelli, che era presidente che diciamo avevano le azioni del Cagliari, tutti sono cominciati a finire e sono iniziati anni un po' più bui per il Cagliari, quindi portata anche alla retrocessione nell'anno dell'infortunio di Riva. E da lì la società ha puntato su, inizialmente su un sergente di ferro, su Toneato, e tutti i giovani, molti giovani del settore giovanile, Coparoni, Lamagni, Piras, Leschio, Ceraidini e qualcun altro che mi dimentico, comunque Quagliozzi si è puntato su nel ringiovanire la squadra, questa squadra con un paio di scambi, Gori che è andato alla Juventus, è arrivato Marchetti, è arrivato Longobu uguale dalla Juventus, sono arrivati 3-4 giocatori, è arrivato Casagrande dal Torino in cambio di Buti, e quindi con un paio di scambi, poi è stato ceduto anche Pietro Vis dalla Juventus. E abbiamo preso altri giocatori, quindi con questi scambi si riusciva a sopravvivere per l'anno successivo. Quanto senti il tuo destino di calciatore legato a quello di Mario Tidia? Né tu né lui avete mai fatto retrocedere il Cagliari in Serie C? Ma diciamo che il legame Tidia-Piras è stato grandissimo. Tidia, diciamo, sono arrivato al Cagliari che lui era l'allenatore della primavera e da lì è partita la mia avventura, dopo qualche screzio dove lui mi ha detto da ragazzino: ma chi credi di essere, un ragazzino che arriva da Selaggio, mettiti lì a correre, a pedalare, fai palla a muro, perché io arrivavo da Selaggio, ero un quindicenne, giocavo con gente di 30 anni in seconda categoria, ero nelle rappresentative, arrivo lì, non mi convoca la prima volta per andare al torneo di Sanremo, io dico: ma scusa, ma io sto a casa, ma me ne sto, rigioco nel Selaggio, sai, il ragazzino sì, un sì. po'. E lì lui è stato bravo, mi ha messo a posto con due parole, due, poi la nostra carriera è stata, lui quando ha preso la prima squadra, io non, diciamo, non uscivo mai di squadra, anche se avevo la gamba rotta. Gigi, mi permetto di dire, lo dico io, magari si offenderanno con me gli altri, che nel vedere ciò che organizzi legato al passato del Cagliari sei rimasto un po' il capitano ideale, cioè quando si deve ritornare in Sardegna per ritrovare la maglia rosso-blu, Gigi Piras è un po' il catalizzatore. Di quei tempi sì, per esempio ti devo dire che ho tutti i compagni delusi perché erano tutti pronti a venire per il centenario, ma da Marchetti a Uribe a Selvaggi a Casagrande, Corti l'ho chiamato ieri e mi ha detto: ma non facciamo niente, non si può ancora entrare in Sardegna, appena si metterà tutto a posto faremo una grossa festa, se non la organizza il Cagliari Calcio la organizziamo noi. Magari per l'8 settembre, la data in cui si giocò la prima partita. Ma vedremo, se sarà possibile saremo tutti insieme, insomma. Gigi, è un piacere averti sentito e chiudo con un dato statistico che ho fornito più volte e che ribadisco adesso. Sei stato il miglior marcatore al Santeria. Qualcuno, se non fa i calcoli, dice: no, ma ha segnato tanto anche su Azzo, che sentiremo tra pochissimo.
ma quando si parla di marcatore della Santeria si parla di chi ha segnato nelle partite in casa più di tutti, e soprattutto nelle partite quando si giocava in quello stadio. Vedere lo stadio del passato, ma sapere che c'è uno stadio del futuro, come lo vivi? Ma lo stadio del passato, chi ha giocato lì c'era affezionatissimo, vedere quel campo in quelle condizioni, tutto, una cosa brutta. Sperare in uno stadio nuovo, sarà ora, insomma, di fare questo stadio. Era stato promesso, speriamo che tutte queste cose vadano avanti, perché anche il tifoso sardo ha diritto a un bello stadio dove si possa, poi se si può andare su e poi giocare. Quest'anno per esempio siamo partiti molto bene, cioè, speravamo anche di arrivare in Coppa UEFA a un certo punto, quindi se devi giocare le coppe devi avere uno stadio dove ci puoi giocare. Grazie Gigi e buon centenario anche a te. Grazie. Ciao. Andando avanti nel nostro viaggio nella storia del Cagliari, dopo aver conosciuto i primi anni 30, i primi anni 40 anche con Corrado De Luna, siamo passati poi a Gigi Piras e arriviamo, passando da un cannoniere all'altro e scalando anche la Hit Parade, perché partiamo dal terzo in classifica al secondo in classifica, arriviamo a Davide Suazo. Buongiorno Davide, ben trovato. Buongiorno, un abbraccio Vittorio. Bello essere il secondo in questa classifica del centenario del Cagliari, vero? Fa piacere, è molto bello e fa piacere. Poi è una parte, forma parte di te, perché il percorso che hai fatto, il percorso calcistico, non puoi non pensare che forma parte del tuo mondo e del tuo modo di essere. Nel tuo caso è grande parte anche della tua vita, non solamente del percorso calcistico. Ovvio, sì, perché io ho anche una moglie sarda, ho due bambini sardi, io sono diventato sardo, e io penso che chiude un bel cerchio, e sono molto molto contento e felice di formarne parte. È una bella classifica quella che vedi in alto, perché poi io oggi ho invitato te, Gigi e Piras, il terzo sarebbe dovuto essere il primo, e cioè Gigi Riva. Sappiamo che Gigi preferisce la sua indipendenza, la sua riservatezza, e non mi va neanche di disturbarlo, però in questa classifica ideale veramente riuscire a sentire i tre cannonieri, quelli che hanno fatto più gioire più volte i tifosi del Cagliari, è veramente una vera e propria magia, perché poi tu ripensi a questi 100 anni e pensi magari solamente agli ultimi, poi ti rendi conto che nella storia ci sono stati due dopoguerra, il dopoguerra del 1918 quando la società è nata e il dopoguerra del 1945 quando il calcio ha resistito a qualsiasi tipo di dramma, e in questo centenario c'è una sorta di nuova guerra con il Cagliari che purtroppo quasi forse a ricordarglielo non ha potuto festeggiare appieno, per ricordare forse il fatto che questa società di calcio non è solamente una società di calcio, ma è una metafora della sofferenza che una società intera ha vissuto, e forse per questo i tifosi si identificano nel Cagliari. Tu che ne pensi? È così, come dici tu, è stato un'analisi anche abbastanza intensa di quello che hai fatto, perché richiede una dargli studi, capire, e che come te che capisci un po' quello che è la storia del Cagliari, che hai vissuto un po' gli aspetti, un po' tutti i giocatori, esprimere tutto questo contenuto è molto bello. Cagliari è anche gran parte a tutta questa sofferenza, però il Cagliari rimane nel cuore di tutti i sardi, anche per questo, come dici tu, è riuscire comunque ad andare avanti, e penso che questa nuova pandemia che sta succedendo ora, anche questa il Cagliari riuscirà
in tutte le maniere a salire avanti. Si può dire che si sta mettendo in evidenza nuovamente che il calcio, come tutti gli altri sport, sono storie di uomini e non solamente storie di risultati. Proprio è palese, no? Io penso che sono delle cose belle. Io penso che il calcio, che è uno sport del popolo, raduna quello. E penso che fare il modo di che tutta la gente torni a vivere nonostante la situazione delicata nella quale stiamo vivendo, penso che il calcio in qualche modo riesca ad aiutare a ognuno di noi a mettere un po' da parte, no, la situazione delicata che abbiamo e gioire grazie a questi ragazzi che loro in prima linea avranno dei sei rischi, però come tutti penso che sono contenti di formare parte dello sport più bello del mondo. David, tu hai vissuto da genitore anche questi due mesi di chiusura dei ragazzi. Quanto è importante che si torni a giocare, ma in questo caso in senso assoluto, che si torni a giocare e che tornino a giocare anche i ragazzi, perché chiaramente l'esempio arriverà dall'alto, con i più grandi, con la Serie A, con la Serie B, che riprenderà a giocare. Però contemporaneamente questo messaggio forse vuole essere un messaggio perché non si può vivere per paura chiusi in casa, ma soprattutto i più giovani hanno bisogno di riprendere a giocare. Come dici tu, Vittorio, ovviamente parte dall'alto, ovviamente ribadiamo con tutte le precauzioni del caso, certo, dovute. Io penso che loro hanno bisogno proprio di ripartire, perché hanno bisogno di ritrovarsi, di ritrovare un po' quello che paradossalmente in questi due mesi ci ha sembrato un po' assurdo, no? Però le cose essenziali, magari è una mostra per renderci conto che le cose essenziali sono così tan importanti che a volte non le diamo il peso che questo comporta. Però loro hanno bisogno di questo contatto, hanno bisogno di tornare a essere bambini, tornare a essere ragazzi. Però non dobbiamo sottovalutare l'aspetto che è molto delicato, però penso che sarebbe una forza importante per loro, per anche loro non credersi che questa pandemia si può anche, no, in qualche modo togliere con le precauzioni, con la giusta, che ognuno di noi si prenda la giusta responsabilità che si merita. Sembra quasi una bacchettata della madre natura che ha ricordato all'uomo che non può permettersi tutto, che deve stare attento, deve avere le precauzioni nel gestire la sua vita. Forse stavamo diventando un po' troppo scanzonati anche nelle precauzioni da prendere per evitare di finire nei guai, come si suol dire. Forse alla fine anche questa può essere una lezione per la società, contro le esagerazioni, contro il pensiero che nulla ci possa mai sconfiggere. E questo è palese, una cosa talmente vera che l'abbiamo toccato tutti, non solo noi, non solo qua in Italia, sino tutto il mondo. E tutto il mondo se ne è reso conto che dobbiamo stare attenti a tutti, che non siamo invincibili. E almeno abbiamo sentito e ascoltato tanti pareri, tanti documentari della situazione, e ti dico che ci sono delle situazioni, dei commenti molto interessanti, importanti, che ci fa un po' amare quello che è la nostra vita e amare quello che è stare con gli altri. E i ragazzi hanno bisogno di quello anche, stare con gli altri, valorizzare questi momenti che stanno insieme. Torniamo per un attimo al centenario, anzi anche per chiudere, ti chiedo, Davide, esprimi un tuo concetto su quello che è il valore di un centenario, soprattutto su quale può essere il valore che può insegnare qualcosa anche per il futuro, cioè se effettivamente abbiamo vissuto 100 anni, li dobbiamo prendere nella considerazione totale, ecco, cosa trarre da questi 100 anni? Ci sono tanti aspetti importanti, Vittorio, però penso che una delle cose
più importante che al di là degli anni, no? Al di là di quelli che passano, quello che lascia questi cent'anni, è che comunque chi ha toccato questa terra, chi ha giocato più di un paio di anni, riesce ad innamorarsi, riesce a starci qua. Una delle esempio sono io, che vengo da un posto talmente lontano e sono riuscito a innamorarmi e ci vivo tuttora. Quello che riesce la Sardegna in qualche modo a trasmetterti, penso che difficilmente te lo trasmettano gli altri posti. Io questo me lo tengo e me lo tengo per me e lo esprimo anche a tutti quelli stranieri che vengono, perché questa terra merita che quando uno sta, dare il massimo. Io penso che te lo trasmette la gente, il popolo e ovviamente la società che ti dà per l'opportunità di giocarci a calcio. Grazie David, un abbraccio. Un abbraccio Vittorio. Ciao. Con noi a Squarciagol parliamo anche di Lega Pro, ma parliamo soprattutto di Sarti, anche se Emerson è nato in Brasile, ma fa parte della Nazionale Sarda e con grande orgoglio lo dico, perché è uno dei personaggi che più sente la maglia della Sardegna addosso. Buongiorno Emerson, ben trovato. Buongiorno Vittorio, come è un orgoglio per me. Senti, tutto bene. Lega Pro, mamma mia, un argomento, perché tutti parlano di calcio di Serie A, parlano di riprese di campionato, laddove ci sono i soldi, laddove magari si possono permettere anche di saltare due stipendi. Qual è la situazione invece che ti riguarda? Quella di Potenza, quella della prospettiva che si riprenda con i play-off, con i play-out? Ma in Serie C è ancora tutto in alto mare, diciamo così, perché ieri è stata la riunione col governo, con il ministro dello sport, hanno deciso per la Serie A e Serie B, visto, come dicevi tu, che ci sono più interessi che importanza allo sport in se stesso. Serie C ancora non è stato deciso niente, perché è una situazione molto diversa rispetto a quella della Serie A e della Serie B, per il fatto di tutto, strutture, condizioni economiche che molte società purtroppo fanno fatica anche arrivare a pagare gli stipendi e dovranno accollarsi a delle spese importanti di protocollo e di sicurezza ai propri dipendenti. Quindi stiamo aspettando il prossimo consiglio che previsto per il 3, mi pare, vero? Il prossimo consiglio che deciderà il format della ripartenza, se sarà la ripartenza con il campionato, ma quasi sicuramente ripartiranno i play-off. C'è stata la proposta di un play-off facoltativo, chi ha il diritto e di classifica, se vuole fare e se non vuole fare, quindi è una cosa un po' strana, diciamo così. Si sta cercando di aggiustare la cosa. Ricordo che stiamo parlando del Potenza, ma nella medesima situazione c'è anche l'Olbia, che nel momento in cui dovesse riprendere il campionato e dovesse riprendere con i play-off, in questo caso loro riprenderebbero con i play-out, si troverebbero in una situazione simile proprio alla Potenza di Emerson, che invece farebbe i play-off. Peraltro è favorita rispetto all'altra squadra, mi pare di ricordare, giusto? Cioè il Potenza è davanti rispetto alla squadra con la quale farebbe il play-off, no? Sì, sì, noi siamo quarti in classifica, eravamo a 4 punti dalla seconda, stavamo facendo un campionato molto importante, poi è arrivato questo stop che ha frenato il mondo, diciamo così. Parlare solo di sport sembra anche brutto, però il discorso è, si parla di calcio, quindi noi dovremo vedere tante cose poi alla ripartenza, perché ci saranno tante
tante cose da sistemare, tanti rischi da correre, quindi ogni società sicuramente farà le sue valutazioni. Per non credo che si debba pensare solo allo sport, si debba pensare alla salute non solo dei calciatori ma anche di chi sta vicino a loro. Sei preoccupato? Abitualmente mi trasmetti tanta energia, stavolta invece sei stato un po' cupo, e penso che tu sia preoccupato non solamente per te ma per la categoria, perché comunque la tua carriera è arrivata hai superato i 40 anni, quindi l'hai già fatta sostanzialmente, però guardando al calcio che tu hai vissuto sembra che si prospetti un periodo buio per quelli che sono i più giovani che giocano nella tua stessa categoria. È una preoccupazione generale, diciamo così, perché è troppo facile guardare il proprio interesse o la propria carriera, magari essere preoccupato vuol dire preoccuparsi anche da altre situazioni, perché in mezzo al calcio non ci siamo solo noi calciatori, ci sono tante altre persone che non appaiono alle telecamere ma che sono importanti come noi e che in questo momento vivono una situazione difficile legata a questo virus che, ti ripeto, ha fermato il mondo. Una categoria che non è blasonata come la Serie A, come può essere la Serie B, a un livello importante. Il futuro sicuramente è nelle mani di chi ci governa e chi comanda tutto il sistema, ma bisogna farlo con responsabilità, perché non bisogna pensare solo alla ripartenza di quest'anno, bisogna pensare al futuro, perché se si sbaglia adesso sarà difficile ripartire più avanti. Effettivamente è un momento che pone delle riflessioni. Tu hai avuto una particolare carriera che ti ha permesso di superare anche difficoltà particolari, soprattutto all'inizio, e questa sensibilità è rimasta pensando insomma al momento difficile che si sta affrontando, e mi fa molto piacere sentirti, perché parli veramente da leader dei calciatori, cioè come rappresentante di una categoria, non esclusivamente nel tuo interesse. E uno dice: ho 40 anni, ho fatto la mia carriera, potrebbe pensare diversamente. Ancora una volta sottolineo le tue qualità, che penso che siano da esempio a tutti i giovani calciatori, ma non solo ai calciatori, ma a chi affronta il mondo del lavoro con senso di responsabilità. Nazionale, chiaramente tu devi stare con noi, è chiaro, no? Appena si riprende, quando ci saranno le prime partite, avevamo un appuntamento a Nuoro addirittura contro la Nuorese in un particolare momento, sarebbe stato il tuo debutto in casa, visto che avevi giocato a Doggia. Mi vengono i brividi. E la faremo, appena si potrà, questa va fatta. Perfetto. Anche perché penso che, guarda, te la propongo già adesso, il giorno che tu deciderai, speriamo che sia il più tardi possibile, di lasciare il calcio, tu giocherai con la Nazionale Stato un tempo, giocherai con la Nuorese un altro, e magari il tuo addio lo facciamo a Nuoro, che dici? Sarebbe un sogno. Casa mia. Bene, una proposta, io te lo sto già proponendo. L'Emerson Day da fare a Nuoro. Io ti dico subito di sì, perché mi vengono i brividi a pensare a una cosa del genere. Non credo di meritare tutto questo. Stai scherzando, tu sei, guarda, il cittadino del mondo che secondo me va portato. Io sono cittadino sardo, quindi questo per me è come dire che devo vedere mamma e papà in questo momento. Mi scende anche una lacrima. Ramos, io ti ringrazio della tua partecipazione, è sempre ricca e sempre molto molto costruttiva. Ci sentiamo presto, in bocca al lupo per quel che rimane di questa stagione, e poi guardiamo a quel che succederà nella stagione prossima, compreso questo che ti ho detto, gli impegni con la Nazionale, e più avanti quando deciderai tu magari questo Emerson Day che ti ho Perfetto. Già proposto. Sono io che ti ringrazio, Vittorio, sempre presente nella mia carriera da quando sono arrivato all'Atletico, si è creata un'amicizia che c'è un affetto reciproco e niente, grazie. Di cui sono onorato. Anche io, è reciproca, quindi sono onorato anch'io e Forza Sardegna. Grazie, un abbraccio. Un abbraccio, buona giornata. Ciao.
A Squarciagol parliamo di calcio dilettantistico dalla Serie D in giù, lo facciamo con Francesco Loi, uno degli emergenti allenatori di Sardegna, cioè di seconda generazione, un vincente, perché poi dove si sposta le sue squadre stanno sempre andando in gran salute, e l'ultima di queste è il Muravera. Buongiorno Francesco, bentrovato. Buongiorno a tutti. Senti, come sta il calcio sardo? In attesa in questo momento dei verdetti, perché sono rimasti là inchiodati, ma non si sa che fine faranno, insomma. Il calcio sardo vive incertezza, e l'incertezza non fa bene a nessuno e non fa bene a niente, innanzitutto perché ancora dopo 3 mesi non si sa come sono finiti i campionati, e poi perché con l'incertezza non si può minimamente pensare a una programmazione di nessun genere, quindi sicuramente è un elemento negativo in questo momento, sommato a tutti gli altri, che non fa bene al calcio sardo e al calcio in generale. Io credo che tu abbia già scoperto le carte, perché se dovessi associare un termine a Francesco Loi, io direi certezze, perché sei comunque una guida che da allenatore riesce ad avere un grande seguito, quindi grande carisma e grande capacità di gestione, e poi perché comunque sia la continuità è una delle componenti che caratterizza il tuo lavoro, la programmazione appunto. Sì, ma è fondamentale nel calcio, cioè fa la differenza, al netto delle capacità individuali di dirigenti, allenatori, giocatori e tutto quello che ruota attorno al mondo del calcio. La programmazione, la progettualità nel 2020, anche nel calcio dilettantistico, sono degli elementi fondamentali che permettono comunque anche a società magari economicamente meno dotate rispetto ad altre di poter competere su uno stesso livello, superando magari al gap economico, con una buona visione, con una gran programmazione, con le idee molto chiare su quelle che devono essere i progetti. Per quello ti dico, è fondamentale come elemento, e purtroppo l'incertezza provoca tante cose negative, una delle quali è non iniziare a vedere già una prospettiva futura per quello che potrebbe essere il prossimo anno, anche perché poi senti e leggi dichiarazioni che parlano di riniziare il campionato il prossimo anno nei tempi prestabiliti, quindi vuol dire con lo stesso calendario dello scorso anno, e a quel punto ti viene un grandissimo dubbio su quella che sarà la realtà. Eh sì, dubbi che peraltro nel calcio, soprattutto nel livello statistico, esistono spesso, perché non combaciano molte volte le idee di un allenatore con quelle di un presidente. Quanto è importante anche in questo momento che i dirigenti forse maturino anche scelte diverse rispetto al passato. Ma guarda, la forza di una società è la società stessa. Chiaro. Oggi il ragionamento che ti ho fatto io prima sulla programmazione ovviamente non può prescindere da una società organizzata, da una società che abbia le idee chiare. Questo è quello sul quale si è lavorato secondo me tanto in Sardegna negli ultimi anni, soprattutto a livello dilettantistico, perché se andiamo poi ad analizzare quelle che sono le compagini societarie delle squadre, soprattutto di Serie D, ci rendiamo conto che abbiamo a che fare con degli organici societari molto organizzati, strutturati, con delle idee molto chiare. Io ho vissuto l'esperienza alla Musei, l'ho vissuta molto intensamente, e ho visto la crescita a livello societario di una piazza che non si era mai presentata a quel livello calcistico, ma è facile anche andare a vedere quella che è stata la crescita del Latte Dolce negli ultimi anni, è molto semplice andare a capire che Arzachena potrebbe essere una compagine societaria fortissima, Muravera ha delle caratteristiche diverse ma comunque delle figure molto importanti che possono essere a livello organizzativo, far parte di una società importante. Budoni ha fatto tanti anni di Serie D, diciamo che la crescita secondo me in Serie D degli ultimi 7, 8, 10 anni in Sardegna è stata
molto legata alla crescita delle società. E questo poi diventa l'elemento fondamentale sul quale fondare anche le stagioni sportive. Quello ti dico, c'è tanto da lavorare, però tanto si è lavorato, il peccato sarebbe disperdere questo gran lavoro fatto negli ultimi 10 anni. Arzachena, Budoni, Muravera, Lanusei, quanto un'eventuale crisi turistica potrebbe incidere anche nella crisi societaria? Tantissimo. Arzachena non lo considero, perché Arzachena ha una proprietà professionistica, quindi viaggia su altri livelli rispetto a quelli che sono quella che è la normalità delle squadre sarde, perché comunque conosciamo la nuova proprietà dell'Arzachena, una proprietà legata più all'industria che al turismo. Mentre per quanto riguarda le altre realtà, soprattutto quelle costiere, Budoni, Lanusei, Muravera, in modo particolare, sicuramente l'elemento turismo è un elemento su quale si è fondato proprio il progetto commerciale anche della società, quindi la crisi del turismo si ripercuoterà direttamente in modo molto forte su queste società, perché comunque non sarà semplice andare a curare quelli che sono stati i rapporti di commerciali, di marketing e di sponsorizzazione che ci sono stati con le varie strutture turistiche, perché comunque si vive una crisi profonda a livello economico. È ovvio che a questo bisogna trovare soluzioni, e le soluzioni secondo me possono essere a portata di mano, perché non bisogna dimenticarsi che poi, se è vero che la Sardegna vive di turismo, è vero anche che il maggior sponsor a livello di turismo delle squadre sarde dovrebbe essere la Regione. Chiaro, è fondamentale questo, certo, assolutamente. E con l'allargamento delle maglie della Comunità Europea per quanto riguarda gli aiuti di Stato e quindi anche le sponsorizzazioni, io auspicherei di lavorare sul fatto di tornare a una sponsorizzazione diretta della Regione Sardegna per promuovere il territorio sardo, come succedeva anni fa. Ricordiamo i marchi FOS, Pecorino Sardo, che erano sponsor diretti della Regione sulle squadre professionistiche o comunque quelle che avevano rilievo nazionale ed immagine importante. È giusto che secondo me in questo momento la Regione sia il primo sponsor di tutte le squadre dilettantistiche che fanno campionati nazionali. Francesco, un'ultima cosa, ho sottolineato i tuoi grandi risultati, io ho un concetto, un'idea, che ti aiuti molto il fatto che tu arrivi da un lavoro, il tuo imprenditorialmente, che ti espone chiaramente a rischi e dove non si può lasciare nulla al caso. Sì, diciamo dal punto di vista della gestione sicuramente quello mi aiuta, per quello che è il mio modo di vedere la gestione di un gruppo squadra, perché poi ovviamente ognuno ha le sue idee, ognuno ha i suoi metodi e tutti sono validi e rispettabili. Io le mie le ho sempre portate avanti, molte delle mie idee sono legate ai rapporti umani, molte delle mie idee sono legate al rispetto tra le persone, quasi tutte sono legate al rispetto delle parole prese. Da questo punto di vista mi ritengo anche una persona fortunata, perché ho sempre avuto la possibilità di lavorare con persone molto serie che hanno sposato questo progetto nel momento in cui ci si è messi d'accordo e l'hanno portato avanti fino alla fine, tant'è vero che quello è diventato un elemento sicuramente di forza delle squadre che ho allenato. Poi è ovvio che quando c'è la serenità e si ha a che fare con persone serie che rispettano le parole, è molto più facile che i risultati arrivino, e i risultati per fortuna negli anni sono arrivati e ce li teniamo tutti molto stretti, perché sono tutti frutto di lavoro e di sacrifici, ma anche e soprattutto sono fonte di felicità, che nel calcio è la cosa che conta di più. Poi c'è l'allegria, la felicità, il gioco è un gioco e al gioco bisogna sempre tornare alla fine di qualsiasi ragionamento, quindi quando tu riesci a fare un qualcosa che ti diverte, che ti appassiona, sicuramente lo fai con più impegno e lo fai anche con più piacere. Molte delle tue idee combaciano a quelli che sono i principi dello sport. Grazie a te Francesco di questo bell'intervento e di questa lezione di sport applicata al calcio, che molte volte ha perso un po' la sua direzione. Grazie. Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere intervenire, vi seguo con affetto e
spero ci possiamo rivedere il più presto di persona per scambiare due chiacchiere di sport faccia a faccia. Grazie Francesco, un abbraccio. Ciao. Buona giornata, ciao ciao ciao. È stata una puntata emozionante quella di oggi di Squarciagol, con un tuffo nel passato ma con un filo conduttore, quello degli uomini che fanno il calcio. Uomini che fanno il calcio nelle diverse categorie, uomini che vivono il calcio con passione. Questo è il tema della nostra puntata, questo è il tema delle nostre trasmissioni che si avvicinano alla ripresa del campionato, quando la passione diventerà un urlo, diventerà uno squarciare la gola per poter portare fuori tutte le nostre emozioni. Emozioni che oggi intimamente abbiamo comunque vissuto. Grazie a tutti per essere stati con noi, l'appuntamento è per domenica prossima alla medesima ora, ore 15.